Bentornati con la settima parte. Io mi sono arrivato qua dopo un po' di rogne, problemi e quant'altro. Sono riuscito qua, ho cucinato la carne d'orso, un po' di carne che mi ho fatto fuori anche il piccolo alce, che ora non c'è più, comunque era lì, nel tronco. E adesso mi metto anche a posto le ultime cena anche. Poi metto a posto un attimo anche il... Aspetta un attimo, che la finisco sta cosa qua. Lasciarlo lì così a cazzo. No. Devo finire. E questi che devo metterli anche via. Che sono cibo gratis. Poi mi sono andato a fare due riparazioni. Gli scarponi che avevo provato, invece l'altro tipo di scarponi che ho trovato qui, però non erano questo granché. Comunque, cioè, mi scaldavano di più, però mi rendevano molto lento. Sono già lento che basta, quindi no. E quindi adesso per forza li ho riparati. Devo ancora anche finire di recuperare, quindi adesso andrò a dormire. Ho avuto prima anche un po' di problemi con i lupi qua. Quindi stavo recuperando la legna per cucinarmi la roba e se mi serve stare al caldo. Bene, ora non devo fare nient'altro che riposare e dopo non lo so se provare ad andare, perché comunque non ho proprio questo granché in uno dei colpi da usare qua, come fucile. Intanto vado a dormire qualche... anzi, facciamo passare qualche ora e basta. Dopo di notte si andrà a dormire. Un po' di acqua. Un po' di carne. Posso fare così intanto. Eccoli. Io non ho altro da fare, cioè adesso finché non recupero dormo. Prima a dormire quel che mi serve e poi dopo ti riprenderò. Sono prossimo comunque al calare della sera e adesso non manco neanche tanto per recuperare. Manco solamente 3 ore. Una cosa che mi ero dimenticato era il coniglio che avevo lì. Devo raccogliermi la mia pelle. Così almeno avevo una pelle qua da utilizzare se serviva. Vabbè. Adesso vado a riscaricarlo fuori queste coniglie. Feels like night is coming. La pelle la lascio qui a essiccare. Però, cioè, non è una pelle tipo cuoio. Effettivamente. Quando me la vuol sapere di mettermela lì. Proprio vicino al progetto, però vabbè. Io, ok, cosa posso fare ancora? Acqua ce l'ho. Quindi non è un problema. Mi basterà adesso passo un'altra notte, proprio prima le luci dell'alba. Mi conviene partire e andarmi a fare l'ultimo obiettivo rimanente. Cioè andare a raggiungere la miniera. Penso anche che magari proverò a vedere se riesco a passare sulla caverna di uccidere quel lupo con non aver problemi. E comunque il 18 dovrebbe aver colpi. No, non mi sa che non posso mica partire dopo le prime luci dell'alba. Ne altre 2 ore. Aspetta, voglio solamente bere.
un po' di neve a darmi problemi, effettivamente. Quindi farò un'altra dormita di un'oretta. Oppure posso prendere. Fammi vedere un attimo. Bastoncini, voglio prendere poi un altro due bastoncini. Che così. Riscaldo qualcosa a livello caldo e poi posso partire. Goodness. Made it through another night. Io mi sono saltato prima, non mangiavo dopo. Ah, vabbè. Ho mangiato quella roba, non dovevo mangiarla, ma lo stesso. Ah, mi sono dimenticato anche lo zaino che c'è lì adesso il caminetto, però non ho guardato cosa conteneva. Aggiungiamo un po' di combustibile, ok. Quindi cuoci. Non so se l'ho disponibile. Pesca fino a qui. Temo ci vuole 13 minuti, ok. Questi li lascio pure qui. Aggiustiamo questo zaino, vediamo cosa c'è di What utile. have we Pantaloni here? militari. Oh, cartucce, sì. Costruzione di Bedek, terza parte. Al di là delle peculiarità architettoniche del penitenziario, è impossibile sottovalutare l'importanza dell'ambiente in cui sorge. La brulla vallata di Torsland è sempre stata un ulteriore deterrente per i detenuti. Prima ancora che venisse gettato il fondamento del penitenziario, cercatori d'oro e minatori si erano spinti in questa regione per cercare fortuna nell'ombra del monte Blackrock. Molti morirono e ben pochi trovarono il prezioso metallo. Nonostante questo, si dice che molti dei fiumi e dei ruscelli che circondano la prigione contengano oro, persino in inverno. Ok. Scaldamento, ok. È stato anche veloce. Ma vediamo qui il mio. Le mie scorte necessarie. Che ho depositato qui. Allora, questa me la posso portare dietro. Quello no. Qui sì. Aspetta. Ok. Lascio ancora lì. Vediamo che mi stanno la roba così al caldo. Momenti, niente. Cibo. Cibo. Insomma, lascerei anche qui, me la dovrei cavare lo stesso. Questa me la prendo. Un sacco a pelo lo lascio anche lì. Spero, non ho problemi. Combustibile per lanterne, lasciamolo lì. Revolver. Porto dietro anche se non dovrei. Ok. Galas, una galleria penso di trovarne altri. Vai, me lo porto dietro lo stesso. Basta, accelerante, no. Questa è mia. E noi andiamo. Allora, il lupo è di qui, quindi è sulla strada di quello dove dovrei andare io. Proseguendo qui dritto dovrei arrivarci senza tanti problemi. Questo effettivamente non è uno dei migliori. Fa una scappagnata in mezzo alla foresta. Forse no, mi sono portato dietro, ok, va bene. Prenderò su qualche legnetto nel caso mi serve. Perché non lo stesso mai niente se è in giro. Lupi, altre robe. Ok. Quindi dove andiamo? Ok, stretto valico.
Questa è la strada. Qui c'è un cervo. Qui però è tutto tranquillo. Una cosa forse ho dimenticato. Ah no, ce l'ho, ok. Petardo, ce l'ho. Che non sia mai mi trovo di lupi. Devo usare il petardo. Fa spaventare. Legna. Sì. Ah, non abbiamo preso un po' di carne per farmi dietro, sì. No, non mi sono neanche portato dietro la carne. Ok, va bene. Nel fondo forse c'è un lupo però. Quello che deve salire, sì. Qui c'è un lupo, lì c'è un altro tronco. Intanto mi sono riempito nella pancia. Che dice? Miniera. Ok. Qui c'è una grotta. Facciamo una visitina, va. Grotta del Cuneo. Non c'è nulla però. Ok. Scendere di qua no. Eccolo lì, lupetto. Ho anche sbagliato. E muori? Sì. Mi ha fatto un po' male, questi lupi del cavolo. Dov'è il... Ah, eccolo qua. Ok, questo intanto l'abbiamo fatto. Io devo sicuramente rischio di infezione, ok. La costa inclinata non si è ancora. Ah, ok, un'altra ora. Boh. Sembrava di essere a posto. Allora, dov'è? Devo curarmi. Qua sono le medicine, quindi uso. Questa qua per curare il morso di lupo. Ok. E qui siamo a posto. E questa parte l'abbiamo superata. Aspetta, dov'è? Ancora calda? No, fredda. Dov'è? Niente. La consumerò in qualche modo. Ancora lupi. Adesso devo trovare quel lupo. Dovrebbe essere sicuramente in zona. A vedere, sì. Forse qua. Dimmi che è qua. Sì, è qua. Qui c'è un lupo. Questo è andato.
c'è questo, il lupo. No. Un po' di carne. Cos'è questo? Cadavere congelato. Studio comportamentale sui lupi di Great Bear. Appunti di una persona che ha studiato l'aumento di aggressività dei lupi di Great Bear Island. Leggi. Pagina di Dio, semi strappata e macchiata di sangue. Errore venire qui. I rapporti dell'amministrazione di Blackrock erano incompleti. Per sviluppare comportamenti predatori di tale aberrazione, questo animale deve essere sopravvissuto a traumi profondi e a un periodo di denutrizione. Raccomando sedazione, etichettatura e trasferimento per dare all'animale una chance di sopravvivenza. Bedrock mi ha convocato qui con le migliori intenzioni, ma devo fornire un'opzione alternativa all'abbattimento. È una magnifica creatura, va studiata. C'è un insolito. Ok. Zaino. Thank goodness. Lassosa. Va bene. Sì, abbiamo un piccolo problema di temperatura, effettivamente. Ok. Devo fare un focarello qui sicuro. Potrei aver fatto prima la... Vabbè, la porta alla carne del cervo e dopo accendere il fuoco. Mi era stata detta anche legna di coso. Oh sì, molto buono allora. Cuoci. Bene, aspettiamo un attimo qui. No, solamente legno di cera. Ok, faccio passare il tempo velocemente. Posso anche far passare il resto del tempo. In qua non spegno il fuoco tranquillamente. Ok, mangiamo questa carne. Un po' di acqua. E non ho altro che fare perché muovermi di corsa verso la miniera. Qualche legnetto perché l'ho usato, se mi devo trovare dopo un posto dove scaldarmi di nuovamente, almeno con la soluzione o rimedio. Ancora lupi. Infatti. Mi hanno fatto un giro così. Raccolgo il possibile, sono sicuro che mi sarà utile. Tra l'altro non si vede un cazzo di fronte Ok, sono arrivato alla miniera. Ok, da questo binario dove porta?
Ok, qui tutto è franato, va bene. No, è venuto fuori proprio nel momento giusto la tempesta. Allora, passiamo a questo ponte, che non è sicuro per nulla. Ponte del mulo. Più veloce lo attraverso, più contento sono. Devo trovare un posto per scaldarmi, sì, lo so anch'io, effettivamente. Ma prima dobbiamo vedere cosa c'è qua. Ultima partita. Questa me la prendo. Quello è l'ingresso sicuro. Qui non c'è niente. Cespuglio. Un po' di carbone. Ah, me lo porto dentro. Un secchio. Niente di che. Ok, andiamo dentro a scaldarci. Perfetto. End up Un being useful. acciaino. Vabbè, ne ho già uno. E c'è una bella roba, c'è tanto, questa roba qui non serve. Cioè, almeno, metà me li tengo. La torcia questa. Allora, equipaggiamo la lanterna questa qui, che anche se si scarica però la lasciamo per bene qua. Un panno, questo mi serve. Remoto. Ricevitore. Ok, chiamerà la tipa sicuro. Quanti da lavoro? Think I can use this. Eccoli qua, quelli che mi servivano a me. Questi distrutti, questi sono nuovi. Ancora la porta inclinata, ma non si mette mica a posto. Ok. Una bella cosa forma, azioni, accogli. Ok, vediamo dov'è questo riempimento di lanterna, che è solamente quello, ok. Azioni, rifornisci. Questo qua è un simbolo di solito, sono delle scorte, provvisti costruite. Cerca indizio su come aprire la scorta. Ok. Cercare gli indizi. Qui. Una torcia elettrica. Me la porto dietro. Qui. Non si passa. L'unica via è scendere. Elevatore. Dange, pericolo. Di là o di qua? Boh. Sempre a destra si va.
c'è l'elevatore. E qui? Donna per il fuoco, carbone. Qui un'altra cosa molto utile. Vediamo qui un This'll altro come in dolore. handy. Quelli che mi sarebbero serviti già prima. Barretta energetica. Panno. Cos'è? Manovella ascensore. Lettera di Forstalker. Lettera sbiadita come vecchia intestazione di Forstalker. Abbiamo finalmente raggiunto la miniera e trovato la scorta nascosta. Se quest'ultima trasmissione diceva il vero, forse ha davvero trovato quello che cercavo. Sappiamo che 18 era l'ultimo numero della combinazione. Ora devo solo trovare gli altri due. Devono esserci altri indizi. Qui c'è un'oscurità spaventosa. La odio, ma devo andare oltre. Ok, quindi un codice al 18. Qui c'è una manovella. Is it food or... Azione militare, ok. Va bene. Ci dico lì. Ma forse anche questa non potrà dirgli no. Acqua. Ok. Facciamo una cosa. Da posto allora. Questa qua me la mangio. Questo lo bevo. Qui, il maglione, ok, va a sostituire quello che ho. Mi dice ancora un'ora per la costola. Va bene. Vediamo se riesco a fabbricarmi una benda. Raccogli. Sì. Perfetto. Chissà se riesco anche a cucire. Vieni, ripara. Sì. E come ho detto, no, dentro la miniera al buio. Va bene. Almeno ho fatto un po' di riparazione così. Riparare anche queste. Tanto ormai. Insomma. Ancora, dov'è quello? Anzi, dei guanti. Facciamo un po' di... Fermo un poco da Ciaro. Sì, dovrebbe esserci l'ascensore, ma non c'è. Qui sarebbe sì l'ascensore. Qui cosa c'è? Sento un rumorino strano. Ma vero sulla sicurezza della miniera. Un cartello con dettagli sulle operazioni della miniera. Attenzione, a causa della recente carenza di fondi abbiamo dovuto effettuare rilevamenti a livello 2 prima del previsto. Sappiamo che questo potrebbe avere ripercussioni sui controlli della qualità dell'aria a livelli inferiori. Vi chiediamo solo di seguire le linee guida quando lavorerete in aree della struttura in cui potrebbero essere presenti vapori tossici. E quindi potrei entrare qui. Ok. E sono arrivato da lì, non so cosa ci sia qua. Ok, così. Allora, dove è arrivato? È arrivato di qua. Ed è andato a destra. Posso essere curioso di sapere se andava a sinistra ancora c'era. Visto che devo trovare le robe di Forestalker, devo sapere cosa c'era di qui. Allora, piano 1. Uscite. No, boh.
Forse un giro a vuoto totalmente. Ok, questa è anche andata. Vabbè che ho la mia torcia, eccola qui. Ok, levatura. Chiuso. Locked. Devo tornare indietro. Ok, proviamo questo elevatore allora. E ora? Vai giù. Interessante, a mano. Che cavolo, sembra che parla tutto quanto da un minuto all'altro. Guarda, qua non sono arrivato, non sono arrivato il piano. Entra. Esci dall'ascensore. Sì, devo lasciare giù anche la lanterna, bengala, combustibile, questa qua sì, lascia. Vediamo qua se qualcuno più servirà, non credo. Questa lascia pure qui. Questa scarica. Allora, gas tossico, pericolo, ok. Toccati. Air in here. Devo trovare aria fresca. E c'è ancora c'è lì a terra. Posso prenderla? Coniglia, ok. Collega maniglia. Ok, quindi qui ce l'ho fatta. Perfetto. Ora andiamo. Ora la chiusa qui. Era qualche roba. Non so veramente di che possa andarsi. Di qua non c'è nient'altro, no? Ok, vediamo di qua. Cavoli, dovremmo forse
trovo la scappatoia, tolgo dei vestiti che quelli che danno più problemi sono pesanti, perché sennò poi il problema è proprio questo. Andiamo qui per il tipo. Chiave del cancello della miniera. Bevanda. Energetico, ok. Lettera di porto, ok. Lettera di vita, convenzione di porto, ok. Il gas, Dio mio. C'è un qualche sistema di illuminazione che dovrebbe rivelare uno dei numeri della combinazione. Devo trovare un modo per raggiungere il punto giusto al secondo piano, così posso vederlo e decifrare il numero della luce lampeggiante. Gli altri hanno proseguito senza di me. Devo solo provare qui per un po'. Ok, meglio. Andiamo, andiamo dietro. Mi sono dimenticato i vestiti, ma che posto che devo fare quella roba lì, va bene. Adesso lo farò, quando torno indietro. Togli. Quello che mi rallenta, togli. Anche gli scarponi, però vabbè. Andiamo a togliermi gli scarponi. Ok. Avanti. Qui, porta, valvola, perfetto, non riuscirò più a spostarla. Lei avevo collegato un'altra valvola, non è che forse non mi serve più. Ok. Allora. Cibo, 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 acqua. Allora, qua non ho più un cazzo. Questo è l'acqua. Devo solamente scendere qui. Ok. Prendo la mia torcia. Torcia. Mia lanterna. Su. Ok. Questo è fatto. Prendi. Ok. Qui ora? C'è ancora gas, tieni fondo, ce n'è ancora. Ancora un'altra volta. Elevatore. Ok. Questo non riesco a prenderlo. Sì, ma quindi io cosa dovrei fare? Scappare velocemente? Dovrebbe essere un'opzione. Opzione corretta, scappare di qualche comandante.
Quindi? Ok. Livello 2. Però con quest'acqua. Sì, ho capito che avrei ferito i piedi, però io non posso mica far niente. Contenitore metallico. Berretto di lana. Calzina arrampicata, alberi. Ok, quelli sono anche molto buoni. Tengono molto il caldo. Quindi uscita. Ora da qua dovrei trovare la luce che mi dà la combinazione. Mi serve chiusa. Locked. Entro I in gara. could use this. Almeno qui non fanno bengala, lo passo in luce. Sì, ok. Ma io da uscire? C'è anche un letto per riposare. E quello che Can't mi have too much servirebbe è water. anche il levarete. Per la bengala. Una lenza. Ho i proiettili, sì, come loro. Pantaloni, no. Modigliani. Wonder if this is any good to eat. Cibo rubinetto, Adesso dobbiamo fare l'arrosto. E qui? Detonatori. That's what I'm looking for. Ok, vediamo qui. Quando si va su una parte. Oh, interessante, però c'è qui? Perché c'è una croce? Con che mi servirà una per uscire? Cadavere, un'altra per lo scarico. Ok. No, non riesco a capire però. Questo è il numero di lampeggi. Ok, aspetta un attimo. Era qui, no? Ha fatto il numero di lampeggi, che avevamo tre se non sbaglio. Ok, più di questo non posso fare, se vorrei dormire io. Almeno qualche ora vorrei farlo di sonno. Non c'è altro? Ma il cassetto qui non l'ho guardato. No. No, oh So sì. keep the lamp burning. Basta. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 7.
Sette lampeggi, vediamo se sarà quello, non lo so, non ho idea. Boh. Una cosa sicura. Io vado a dormire, molto probabilmente. Mi vado al dormitino e poi riprendo nell'episodio successivo. Si potrebbe fare. Tanto poi si riprende se deve tagli in due parti il video. Ok, meglio. Quindi, buonanotte.